Va bene, credo che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto a chi discute e si è prestato a esporre e discutere il volume e grazie a chi ha deciso di esserci. In un'ora non solita per i nostri incontri, ma va bene così. Io non ho alcun titolo per introdurre, infatti non introduco ma saluto, e l'unico titolo che posso avvocarmi è quello, come dire, a questo punto di membro anziano, del Dipartimento, con una qualche esperienza anche in questa biblioteca. E come anche componente del comitato organizzatore. Dico innanzitutto che non può esserci Andrea Landi, che è stato il responsabile del comitato organizzatore, saluta tutti e si scusa di non essere qui. E a me toccano pochissime parole su alcuni punti che mi premono. Nell'ambito del cinquantennale potevamo presentare e discutere questo volume in tanti modi. Io e gli altri che hanno organizzato questa iniziativa hanno scelto di farlo qui. Di farlo qui, intanto come luogo fisico in biblioteca, e la biblioteca ha un significato, intanto perché è un luogo di presentazione più intimo, e che si presta quindi anche a discussioni, come dire, in qualche modo più non approfondite, che non vuol dire nulla, più accorate forse. E poi perché Andrea, uno degli autori del volume, è stato a lungo direttore di questa biblioteca, quindi c'è anche un significato simbolico nell'eseguire. Il volume si colloca pienamente nel cinquantennale, basterebbe, come dire, fare la somma degli anni che gli autori e di Scassant hanno trascorso in questo dipartimento per collocarlo pienamente nel dominio del cinquantennale. Non sto a dire i dati di tutti e per quanto tempo hanno insegnato qui, solo di Scassant, se si sommano gli anni, credo che si superi abbondantemente il mezzo secolo. E per quanto riguarda gli autori, per 3 su 4. Non dare No, non do i numeri, ho i numeri per ciascuno di voi, chi, come e quando, ma no, non ha. Però è utile ricordare che ha tanto assommano. C'è il punto che mi preme di più, naturalmente, è ricordare, dicevo, 3 su 4 di Modena. Beppe Celi è stato nostro, dove Beppe? È stato nostro studente, Anna Simonazzi ha insegnato qui e naturalmente Andrea. E questo è il punto che voglio sottolineare, cioè lo dicevo già prima, essere in questa biblioteca ha un significato preciso. Questa vuole essere la prima occasione, se volete piccola, ma importante, in cui c'è un riconoscimento diretto del Dipartimento al lavoro e al ruolo che Andrea ha avuto in questo Dipartimento. Arriva nel 70, quindi poco dopo la fondazione, è uno dei fondatori, accompagna tutti fino al 2000 e poi fondatore dell'esperienza di comunicazione e economia a Reggio. E ricordo anche
anche se credo che in questa sala lo sappiano tutti, che Andrea è stato conferito il titolo di emerito e con il concorso di entrambi i dipartimenti in cui è insegnato. E allora mi piacerebbe, prima di ricordare l'ordine dei lavori, ricordare proprio questo, e se Rita mi aiuta. Prende la parola il professor Riccardo Ferretti per la lettura delle motivazioni espresse dal Consiglio di Dipartimento di Comunicazione ed Economia e fatte proprie dal Senato Accademico dell'Ateneo per il conferimento del titolo di professore emerito al professor Andrea Ginzburg. Ringrazio innanzitutto il magnifico Rettore e il Senato per questa occasione nella quale possiamo ricordare il caro collega Andrea Ginzburg. Nato a Torino nell'aprile del 1940, Andrea Ginzburg si è laureato a pieni voti e la lode in economia agraria alla Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Napoli. Nel 1963 ha ottenuto il diploma di specializzazione nel sesto corso sullo sviluppo economico organizzato a Roma dalla Svimez, Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Negli anni 1966-1968, avendo ottenuto una Harkness Fellowship dal Commonwealth Fund di New York, ha studiato economia come special student al MIT di Cambridge. Giovanissimo è stato uno dei fondatori della Facoltà di Economia e Commercio di Modena, come è stato ricordato già in precedenza da altri colleghi. Nel 2001 è stato tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia presso la sede di Reggio Emilia. Dal 2001 al 2010 è stato membro del Dipartimento di Scienze Sociali, Cognitive e Quantitative, di cui è stato anche direttore negli anni 2001-2003, il primo direttore di questo dipartimento. È stato direttore della Biblioteca di Economia a Modena e della Biblioteca Interdipartimentale dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Generazioni di studenti di economia si sono formati all'insegnamento che per 40 anni Andrea ha profuso presso il nostro Ateneo, dove ha insegnato politica economica nella Facoltà di Economia fra il 1970 e il 2000 e istituzioni di economia, nonché economia delle reti internazionali presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia di Reggio Emilia dal 2001 fino al 2010. Nella sua attività di ricerca, Andrea Ginzburg ha sempre mantenuto una stretta relazione tra la dimensione analitica e la dimensione storico-politica della teoria e della politica economica. Si è occupato in modo originale di un'ampia varietà di temi di storia del pensiero economico, di teoria e politica dello sviluppo economico, di commercio internazionale, di distretti industriali e di economia europea. Su questi temi ha pubblicato numerosi saggi e monografie su prestigiose riviste e case editrici nazionali ed internazionali. Nel campo della storia dell'analisi economica ha fornito importanti contributi al chiarimento del programma scientifico di due grandi intellettuali italiani ed europei del Novecento, Piero Sraffa e Antonio Gramsci. È uno dei più profondi e apprezzati studiosi dell'opera di Albert Hirschman, da cui ha tratto sovente ispirazione per affrontare problemi di sviluppo. Nel campo degli studi di politica economica ha sempre collocato i problemi dell'economia italiana in una dimensione internazionale.
Suoi contributi recenti riguardano proprio l'euro e le conseguenze dei difficili rapporti tra Germania e paesi del Sud Europa. Ecco, vorrei chiudere con le parole espresse dal presidente della Società Italiana degli Economisti nella lettera di sostegno alla candidatura, perché mi pare riescano a sottolineare la vera essenza di Andrea. Dice la presidente Rosselli: Andrea Ginzburg è uno studioso che non segue un cammino convenzionale. Si è sempre rifiutato di accettare i rigidi limiti in cui sono stati, soprattutto negli ultimi anni, incasellati e tenuti separati i vari rami delle scienze sociali. Ha sostenuto sempre la necessità di mantenere una dimensione storica dell'economia, sia nel senso di ricostruire la genesi e l'evoluzione delle idee economiche, sia nel senso di non separare l'economia dall'analisi politica e storica. I suoi contributi scientifici mostrano quindi una varietà di interessi e di competenze che è ormai raro ritrovare nell'economista professionale. Se rigore e indipendenza di pensiero contraddistinguono il vero studioso, non c'è dubbio che Andrea Ginzburg ne sia un eccellente esempio. E per tutte queste motivazioni il nostro Dipartimento ha appunto proposto Andrea come professore emerito. Grazie. Il Rettore procede alla consegna del decreto di nomina di professore emerito di questo Ateneo alla famiglia del professor Andrea Ginzburg. Pergamena alla moglie, Antonella Bombini. Posso fare qualcosa di più e mi permetto di proporlo qui. Io credo che ci siano le competenze e forse anche la voglia di provare a fare ciò che è stato fatto per Sebastiano, cioè provare a fare una raccolta sistematica dei suoi scritti, che ad oggi non c'è, anche perché, come dire, Andrea non aveva un problema di riconoscimento, e classe A era
qualcosa che stava piuttosto lontano dai suoi criteri di scrittura e comunicazione. Credo che volendo ci siano tutte le condizioni per farlo. Lancio qui l'idea e ora torniamo a noi invece. Discussione del volume. Cristina darà un inquadramento generale, tre discussant e quindi nell'ordine Antonio, Giovanni e Giorgio, e come dire, l'autrice di maggiore anzianità risponderà ai commenti ricevuti. E poi naturalmente chi vorrà interverrà, l'altro autore presente in sala e quanti altri vorranno intervenire. Buon lavoro. Grazie. Giovanni, devo avere il microfono? Forse posso chiedere chi ha il mio unico volume di libro? No, è la mia l'unica copia. Forse è questo, perché io... Sì, questo forse è la tua. Questa è la mia, non so di chi è questo foglietto. C'era l'invento dei foglietti. No. Però io ce l'avevo la mia. Provate. Grazie. No, siamo a posto. Sì, questo è tuo e questo è tuo. Sì, ho tanto qua. Allora io vi confesso che sono molto emozionata, non perché il libro sia mio, ma perché ritornare a Modena in una veste celebrativa è per me una grande gioia, ma anche una grande emozione. E se mi consentite, ormai che sono diventata un po' vecchietta a fare questi discorsi, io ancora sogno spesso che la decisione di andare a Roma la cambio, cioè vado all'ufficio concorso, ufficio non so come si chiama, e dico: mi sono sbagliata, io vorrei tornare a Roma. E c'è sempre un impiegato, dice: ma professoressa, lei è sicura che abita a Roma? No, io voglio tornare a Modena. E mi sveglio tutta sudata dicendo: ma che cavolata farei. Questo lo voglio dire perché per me il legame con Modena è un legame fortissimo, un legame di grande affetto, di grande... Io sono cresciuta qui, sono cresciuta culturalmente, ma sono soprattutto grata a tutti gli amici che mi hanno accompagnato i lunghi anni della mia vita, per cui sono davvero emozionata di essere qui in questa veste di ricordi. Ecco, quindi volevo proprio dirlo con quanto affetto e con quanta vicinanza io mi sento di appartenere ancora all'Università di Modena. Detto questo, sono particolarmente ovviamente contenta di commentare un libro che è... non potrebbe essere un'espressione migliore della scuola di Modena, cioè quell'intreccio di economia, politica, storia, intelligenza che ha caratterizzato e che io ritengo caratterizzi davvero la scuola di Modena e le sue espressioni. Ho riletto prima di venire qui il saggio di una persona che vorrei fosse ricordata, ovviamente, che è un saggio di Naldo Vianello sulla scuola di Modena. E ho trovato una frase che secondo me la rappresenta molto bene. Dice Naldo che cosa volevamo fare. Volevamo sottrarci alla pervasiva influenza neoclassica con l'osservazione spregiudicata dei fatti. Ecco, io direi che questa frase rappresenta molto bene sia l'approccio della scuola di Modena, ma anche quello che si trova in questo libro. Proprio questo approccio, un'osservazione sempre, Annalisa diceva nella laudatio di Andrea, non convenzionale, ma io direi qualcosa di più, addirittura spregiudicata. Spregiudicata cioè che si pone sempre contro i luoghi comuni e che cerca invece una strada originale di interpretazione. Infatti questo libro non ha una narrazione lineare, no? Non vi aspettate, diciamo, una narrazione un po' così ordinata e lineare, ha più una struttura mosaico, cioè con molte incursioni a latere, con molte, diciamo, incursioni anche in terreni che voi non vi aspettereste. Quindi sono come delle tessere che si compongono e voi alla fine del libro avete in mente l'immagine, ma mentre lo leggete inseguite anche delle strade che non sono quelle che vi aspettereste. Certamente il fatto di essere
di quattro autori ha influenzato, no? Un po' di disomogeneità di scrittura, perché penso che questo vada detto. E a volte la scrittura è un po' densa, non è sempre, però si riconoscono i colpi d'ala. E devo dire, spero che gli altri autori non me ne vogliono, io ho riconosciuto i colpi d'ala ad Andrea soprattutto. Questo non per togliere agli altri autori, però ho riconosciuto proprio questi aspetti che chiunque avesse parlato con Andrea avrebbe ritrovato. Io ho diviso la stanza con Andrea nell'ultimo periodo della mia permanenza qui a Modena e quindi ricordo ogni tanto come questa conversazione aveva quali dei guizzi, come quando voi guardate un lago e ci sono i pesci, a un certo punto si volta e si vede quella cosa argentea. Ecco, parlare con Andrea dava questa sensazione di un guizzo che a un certo punto faceva vedere le cose in un modo che non era quello a cui uno era abituato o si aspettava. Ora, dovendo riassumere con molta rapidità quali sono gli aspetti originali e innovativi di questo libro, a me hanno colpito diciamo, soprattutto alcune cose che cercherò di riassumere in questa presentazione. Ma soprattutto mi ha colpito questa capacità di un racconto innovativo. Io non sono ovviamente un'esperta di questi temi, però insomma ormai su questa letteratura di austerità, di Europa, insomma si leggono un sacco di cose che insomma uno si aspetta a metà articolo sa già come andrà a finire. Ecco, qui invece non si sa spesso come va a finire, c'è sempre questo aspetto innovativo. Allora, io ho organizzato la presentazione di questo libro in 3-4 temi che mi sono sembrati quelli più diciamo significativi anche per organizzare la presentazione, e questi temi ve li anticipo e spero di avere il tempo di affrontarli tutti. Uno è la periodizzazione, cioè qui c'è una capacità e un'attenzione di individuare quali sono i momenti di svolta importanti, quindi come tutte le ricostruzioni quello che diventa nuovo o interessante e quando si individuano dei punti di svolta in un racconto in cui la periodizzazione assume il significato poi di un'interpretazione, no? Perché andiamo a collocare in certi momenti precisi quello che succede dopo. Il secondo aspetto che mi è sembrato interessante, su cui ho organizzato alcune riflessioni, è il ruolo della responsabilità della politica. Cioè la politica, dove sono i momenti di responsabilità proprio della politica, dell'azione politica. Il terzo punto è quello che io ho chiamato la cattura degli economisti, cioè la captivated economist, come gli economisti sono stati. Poi c'è molto breve il ruolo della finanziarizzazione, però direi il cuore del libro, come vi si vede anche dal sottotitolo, è una prospettiva particolare, che è la prospettiva centro-periferia. E io ho trovato estremamente affascinante una lettura del modello tedesco che non è quella, diciamo, almeno alla quale io ero più, che mi era più nota, e che secondo me è l'aspetto veramente, insomma, da cui si impara molto in questo libro su come interpretare. E poi vabbè, la parte finale, il messaggio di politica europea, che se volete, diciamo, non è un libro dei sogni, ma insomma un auspicio di quello che succede. Allora, la periodizzazione. Qui questo libro, soprattutto nel saggio iniziale, si preoccupa di ricostruire quali sono i passaggi che hanno caratterizzato questa storia che ci porta all'oggi, che ci porta sostanzialmente poi all'oggi inteso come risultato istituzionale di un processo che comincia molto molto prima, ok? Quindi nella loro periodizzazione loro danno molto importanza agli anni 70, molta importanza agli anni 70, quindi anticipando, se volete, un po' il racconto, dando importanza a partire dagli anni 70, però arrivando poi un pochino più in là, alla legittimazione monetarista delle politiche antinflazionistiche e in particolare al ruolo della Germania come il paese che era riuscito ad adattarsi meglio alla caduta di Bretton Woods. Il momento importante su cui loro insistono molto è come
quando il modello sociale europeo, cioè il modello di difesa sostanzialmente del welfare o della, insomma, della costruzione sia del mercato del lavoro sia su altri aspetti del cosiddetto modello sociale europeo, quando diventa un ostacolo a un'idea di modello di crescita invece basato sulla flessibilità del mercato del lavoro, la deregolamentazione finanziaria, la privatizzazione, la riduzione dell'intervento pubblico, insomma il Washington Consensus per intenderci, ecco, quando diventa questo un momento importante? Un altro punto di svolta per loro che si insistono molto è il 79, col passaggio della presidenza della Fed a Volcker e il cambiamento della priorità delle politiche americane, cioè come obiettivo prioritario l'inflazione. Diciamo, questo è il contesto esterno. All'interno invece dello sviluppo dell'Unione Monetaria Europea c'è una lettura a partire dal piano Delors e come venga cambiata l'idea originaria attraverso sostanzialmente una modifica degli obiettivi che da obiettivo, diciamo, politico, di unione politica, diventa, diciamo, subordinata a un concetto di integrazione monetaria che di per sé avrebbe dovuto portare a quell'integrazione che invece la politica avrebbe dovuto rendere necessaria in termini prioritaria, cioè l'idea che la politica monetaria, l'integrazione monetaria sarebbe stato un catalizzatore dell'integrazione politica. E quindi, diciamo, gli altri punti importanti, ovviamente poi lo vedremo meglio, come lo scenario politico cambi completamente con la caduta del muro di Berlino e la questione della riunificazione tedesca che cambia completamente l'agenda, insomma, della futura Unione Politica. Quindi la conclusione di questa periodizzazione in cui, come vi dicevo, si sono fissati come dei paletti di punti di svolta e di momenti, diciamo, che hanno orientato il percorso, la conclusione a cui loro arrivano è che la struttura istituzionale dell'Eurozona è costruita su una separazione che è stata politicamente decisa tra una Banca Centrale Europea che è responsabile della politica monetaria e indipendente quindi dai governi nazionali, che come siamo nella condizione dell'adesione tedesca, lasciando il potere politico ai singoli stati, però dov'è il bug, come diremmo, il bug informatico, cioè lasciando limitando, impedendo la discrezionalità fiscale attraverso tutti i famosi patti che sappiamo di crescita, di stabilità e così, e quindi chi è diventato il guardiano della spesa? È diventato il mercato, quindi l'intervento pubblico viene praticamente, come si dicono gli inglesi, emasculated, cioè viene completamente tagliato fuori e il mercato diventa il guardiano della spesa e quindi del rigore e quindi della mancata politica fiscale. Allora, che responsabilità ha la politica in questo percorso che ha portato a questa condizione, diciamo, no? Di una banca centrale che doveva incaricarsi di fare un'integrazione solo attraverso la politica monetaria e degli stati praticamente impotenti rispetto alla gestione della cosa pubblica e ai mercati che avrebbero dovuto rendere possibile questa integrazione. Allora, loro sostengono che la responsabilità della politica è stata una mancata coesione di intenti, una incapacità di rendere compatibile la volontà di mantenere un modello sociale europeo con le istituzioni dell'euro, attribuiscono una grande importanza al ruolo che la Francia ha avuto nell'83, se non sbaglio, di spostarsi dichiaratamente verso politiche di austerità, e il paradosso, ecco, questo dicevo il colpo d'ala, il paradosso di tutto questo qual è stato? Che il perseguimento di sostituire le decisioni discrezionali, cioè della politica tout court e della politica economica in particolare, con la tecnocrazia e con il mercato, che cosa ha portato?
portato sì che il risultato dell'austerità ha fatto riapparire la politica, però purtroppo nella sua forma deviata, cioè populismi, demagogia, cioè la politica che era stata cacciata, diciamo, dalla finestra e sostituita dagli automatismi cosiddetti del mercato, eccetera, ce la ritroviamo sotto altra forma, in una forma appunto distorta. Allora, questo processo in cui la responsabilità della politica è certamente importante, però questo processo c'ha un'altra classe di colpevoli. Questa classe di colpevoli sono gli economisti. Perché? Perché la domanda che io ho trovato estremamente pertinente e che loro la dicono proprio esplicitamente, dice: ma come è potuto succedere che politici ed economisti che avevano convinzioni progressiste, che non erano monetaristi, come si sono fatti convincere a sostenere, a diventare sostenitori di politiche monetarie e fiscali restrittive? E allora la risposta che loro hanno dato è questa, cioè c'è stata una grande illusione. Cioè, quale sarebbe stata l'illusione? La convinzione che le misure così restrittive avrebbero corretto i vizi nazionali, cioè sarebbero stato la scuola di educazione per portare i paesi a comportarsi secondo modelli virtuosi. Cioè che l'educazione fiscale, monetaria e restrittiva avrebbe trasformato i vizi in virtù. E quelle cose che gli economisti sapevano, cioè che i paesi erano diversi, che le potenziali di risorse umane e materiali erano diverse, che nessuna flessibilità o flexibility in generale del mercato, dei salari avrebbe corretto, cioè non è che gli economisti queste cose non le sapevano, però in qualche modo sono caduti dentro questa illusione che, diciamo, questo rigore avrebbe messo tutti in fila, ed essendo messi tutti in fila si sarebbe marciati tutti uniti e compatti. E quindi la teoria economica, gli economisti attraverso la teoria economica che era diventata dominante, sono quelli che giustamente vengono messi sul banco degli accusati. Siccome è tipico della scuola di Modena, che io apprezzo molto, ed era tipico di Andrea, di Anna e quindi anche degli loro coautori, non legare mai i racconti esclusivamente all'ideologia, ma sempre ancorarli poi al piano degli interessi, al piano dei fatti, a me è piaciuto molto questo legame che loro fanno tra il prevalere della teoria tradizionale, che vi ho molto banalmente riassunto, market oriented, liberalizzazione di tutto, eccetera, legata anche a un fatto concreto, cioè i processi di finanziarizzazione che l'economia hanno avuto a partire, direi, insomma, dalla fine degli anni 90, eccetera. Questa politica, questa opportunità di finanziarizzazione, che tra l'altro ha penalizzato l'innovazione produttiva, cose che poi vedremo molto un pochino dopo, è stato anche il piano materiale su cui ha potuto prevalere questa visione che faceva del mercato il centro di riferimento. Quindi una caratteristica tipica, che questo mi ricordo tante discussioni di Andrea, eccetera, cioè il piano dell'ideologia è un piano importante, il piano delle idee, però insomma, il piano degli interessi, il piano della struttura materiale deve essere in qualche modo sempre richiamato per non raccontare solo una storia di idee. Però, diciamo, il cuore del libro, come si vede dal sottotitolo, è assumere un punto di vista particolare. Io lo trovo quello il vero punto di vista, diciamo, se uno deve caratterizzare questo libro rispetto ai tanti che sono usciti sull'Europa. È il punto di vista centro-periferia. E loro usano due espressioni, una è più nota, che è la globalizzazione, ma loro usano un'espressione che io non avevo mai trovato, ma non faccio caso perché non sono un'esperta, però mi sembra che sia abbastanza originale. La chiamano la europeizzazione, cioè loro chiamano l'europeizzazione, questa specie di omogenizzazione a livello europeo delle politiche di deregolamentazione dei beni capitali e dei beni e dei movimenti di capitali sul tipo del modello anglosassone,
la barriera delle barriere mentalitarie, l'istituzione del mercato unico e la regolamentazione sovranazionale della concorrenza. Quindi loro usano, cioè accanto al processo di globalizzazione che sappiamo cos'è, c'è anche questa specie, io lo chiamo il grande McDonald's, no? Cioè il mondo le teorie sono diventate quasi tutte uguali, ma anche il modello di riferimento è diventato, diciamo, tutto omogeneo. Allora, la cosa interessante è che questo modello centro-periferia, di cui parlerò tra un minuto, non riguarda solo i rapporti tra gli stati, il sud dell'Europa, il centro e il nord, ma riguarda anche ciò che avviene all'interno di un singolo stato, no? Quindi c'è questo approccio sempre di guardare a che cosa succede al centro e che impatto fa sulla periferia e perché questo dualismo centro-periferia è cruciale per capire il problema. Allora, qual è la tesi principale di questo approccio? Perché questo approccio è importante? Perché la tesi principale è che le modifiche avvenute al centro, qual è il centro? La debolezza economica e politica della Francia rispetto alla Germania e la responsabilità politica in questo caso della Francia e delle Sud Europa di aver adottato politiche che hanno finito per accentuare la loro dipendenza dal centro. Quindi la crisi è, diciamo, una specie di circolo vizioso per cui la messa in moto di queste politiche ha rafforzato una dipendenza, ha rafforzato il dualismo, e vedremo meglio in che cosa questo significa in termini di modifica anche dei rapporti produttivi, di modifica delle relazioni del commercio internazionale, cioè è un circolo che invece di alimentarsi in maniera virtuosa si alimenta in maniera viziosa. Periferia diventa sempre più periferia, il centro diventa sempre più centro. E vi ricordo che questo non riguarda solo i rapporti tra stati, ma riguarda tutti i paesi che hanno un centro e hanno una periferia, come ben sappiamo. Allora, l'aspetto dal punto di vista della teoria economica, io quello che ho trovato personalmente molto affascinante è stato questa impostazione relativa alle componenti della domanda come sostegno alla crescita. Per persone come me che non sono tanto addetti a questo lavoro, insomma, il demand-led growth sembrava una cosa, insomma, basta che tiri la domanda, tutto il resto va bene, no? Cioè, se la domanda, ciò che importa è che il livello della domanda sia elevato, la domanda esterna. Ecco, loro che cosa dico? Dice, attenzione, la domanda che trascina la crescita può essere di tipo diverso. Se a intensità maggiore di input intermedi, cioè la componente della domanda, questo ha degli effetti molto importanti rispetto alle origini del flusso che proviene, qual è, diciamo, scusate, l'origine geografica del flusso. Se la domanda, quindi abbiamo da un lato una domanda delle esportazioni che si è caratterizzata da una grossa componente di beni intermedi, ovviamente la provenienza geografica non sarà al sud Europa, ma sarà, come vedremo, i paesi dell'est Europa. Se invece la domanda interna fosse l'elemento trascinante della crescita, allora la provenienza geografica potrebbe essere molto più ampia. E quindi loro insistono molto su qual è la composizione della domanda che trascina la crescita, legandola, e questo mi sembra un altro aspetto estremamente interessante, legando la componente della domanda non solo rispetto all'esportazione ma anche rispetto alle importazioni, cioè in che modo la distribuzione del reddito influenza la composizione della domanda interna. Allora, in un paese in cui la distribuzione del reddito è molto polarizzata, e loro insistono che anche la Germania è un caso di questo genere, la domanda di beni di importazione sarà domanda di beni di bassa qualità. E quindi qual è la collocazione geografica da cui provengono? Sarà la Cina e non sarà certo il Sud Europa, no? Quindi alla fine che cosa succede? Da un lato questi legami più forti che legano la Germania all'est europeo, che ovviamente sono di ragioni politiche, ma anche hanno questa ragione economica rispetto alla composizione della domanda di esportazioni, come vi dicevo.
E questo poi alla fine provoca un elemento di indebolimento nel Sud Europa, e quindi questo porta a questo indebolimento nella composizione della domanda e quindi dell'importazione e dell'esportazione, porta a una completa ristrutturazione della geografia industriale di tutta l'Europa. Quindi i paesi del Sud Europa cosa fanno? Soffrono doppiamente, perché sono produttori di beni di consumo, insomma non producono le cose dei cinesi, no? Per il Sud Europa insomma, la produzione dei beni di consumo è ancora di media qualità, no? Quindi la crescente penetrazione di beni di consumo di bassa qualità, che interessa anche l'Europa, perché anche noi compriamo nei negozietti cinesi, non è che siamo solo i paesi diciamo a basso reddito del centro, e quindi soffrono di questa doppia, diciamo, di questa doppia perdita della domanda interna e della domanda estera, perché le importazioni tedesche si rivolgono, quelle non finalizzate alla produzione di beni intermedi, a beni di bassa qualità. E quindi perché questa impostazione è importante? Questa impostazione è importante perché aiuta a capire perché la crisi ha avuto effetti diversi nell'Eurozona, per intensità, per durata, cioè l'approccio centro-periferia ci aiuta a spiegare le asimmetrie che sono all'origine della crisi, ma che la crisi non ha fatto altro che ampliare. Quindi i processi di deindustrializzazione del sud e invece il contemporaneo rafforzamento della base industriale del centro. È dinamica che caratterizza anche il mercato del lavoro, è il fatto che insomma il sud Europa ha sofferto molto di più che il centro. E per non parlare diciamo anche della crescente importanza dei paesi dell'est come fornitori del core, European Manufacturing Core lo chiamano loro, no? Cioè chi è all'interno della rete relazionale tedesca finisce per rimanere diciamo dentro un circuito virtuoso, chi è fuori da questa rete finisce per cadere in un circolo ancora vizioso. Sono abbastanza quasi alla fine, ma non volevo concludere senza dire che la cosa che io personalmente ho trovato più affascinante è il loro racconto del modello Germania. Noi abbiamo sentito il modello Germania, e questa è una cosa che mi ricordo che Andrea, non so in che occasione, con quel suo sopracciglio alzato, quando uno credeva di dire una cosa intelligente o una cosa sensata, con quel suo sopracciglio alzato diceva tu credi, e invece ti raccontava una storia che era tutta un'altra e che alla fine tu ti sentivi che non avevi capito niente e che quindi era bene che stavi a ascoltare che cosa lui ti diceva. Allora, qual è questo modello Germania in cui è presentato in maniera che io credo originale? Una cosa ve l'ho già detta, cioè che loro cominciano la storia molto prima, cioè negli anni 70, cioè non si comincia a parlare subito dopo la crisi, cioè la ristrutturazione e l'internazionalizzazione della Germania è cominciata molto, molto prima, quindi in fase che precede l'unione monetaria. Allora, la tesi che io credo originale, magari non è così, ma insomma io l'ho trovata originale, è che il boom del surplus della bilancia dei pagamenti tedesca sia dovuto alla caduta del reddito da lavoro, cioè non solo alla componente diciamo esterna, che è quello però ovvia, no? La Germania è vincente perché esporta più degli altri, no? Loro dicono sì, questo sarà anche vero, però la cosa importante è che, e che non viene sottolineata, è che la Germania, all'interno della Germania c'è stata una caduta del reddito da lavoro, perché la riforma del loro mercato del lavoro ha accentuato moltissimo la componente di lavoratori part-time, temporanei, sottopagati, vicini alla soglia della povertà, che avevano una capacità di spesa di beni importanti, quindi la componente a bilancio e pagamenti, che è importante da capire, la componente delle importazioni, e quindi c'è. Questo ha portato non solo quello che vi avevo detto prima, la dislocazione della composizione
delle importazioni a sfavore del Sud Europa, a favore della Cina, ma ha creato evidentemente un problema di bilancia dei pagamenti che non va visto solo dal lato delle esportazioni, ma va visto soprattutto dal lato delle importazioni. Okay? Secondo elemento che io ho trovato estremamente originale, perché va a guardare la struttura produttiva della Germania, lui dice poi la Germania ha avuto una scelta strategica rispetto alla sua produzione che si è rivelata vincente, a differenza di altri modelli dislocativi in cui tutta la produzione viene fatta offshore. Il modello tedesco è un modello in cui la produzione viene dislocata solo per quanto riguarda i componenti intermedi della catena, ma poi il prodotto finale viene riportato dentro, e quindi questo con effetti sull'occupazione, tutto estremamente diverso, cosa che non hanno fatto le imprese francesi, non hanno fatto le imprese italiane che hanno offshore quasi tutto. E quindi il grande, chi è il terzo oltre agli economisti, chi è il grande colpevole? Il Sud Europa. Sud Europa che ha subito in maniera passiva, secondo questo libro, le forze che hanno spinto verso la deindustrializzazione, cioè senza intraprendere quelle politiche di innovazione, insomma, che fossero state in grado di ricucire il tessuto produttivo e quindi anche combattere tutti gli effetti della globalizzazione, deglobalizzazione. Allora, alla fine, ecco il messaggio per la politica europea, visto che siamo in clima di elezioni, insomma, è un messaggio che è totalmente condivisibile. Quali siano le strade per perseguirlo, questo libro non ce lo dice, si auspica che ciò avvenga, ovviamente è ovvio, no? Abbandonare le politiche di austerità, sostenere la domanda globale, contrastare la fragilità industriale della periferia e alla fine fanno, diciamo, tre auspici che divido con voi, anche se non so bene come questo possa avvenire. E quindi ricostruire il tessuto produttivo nelle aree devastate, come dicono giustamente non solo la Grecia, ma Portogallo, Sud Italia, eccetera. Allargare il perimetro di azione delle imprese, quindi non guardare solo al mercato di esportazione, ma anche promuovendo investimenti rivolti alla domanda interna. Ma sostanzialmente il messaggio è: senza upgrading di tutta la struttura produttiva della periferia non se ne viene a capo. Ecco, direi che questo forse è la caratteristica particolare. In tutti i discorsi di sinistra che abbiamo sentito sull'Europa si parla sempre domanda, sostegno della domanda, cose eccetera. Qui c'è invece un'attenzione molto, molto legata alla reindustrializzazione. Insomma, un modello Emilia applicato all'Europa. Quindi più scuola di Modena di così non ci potrebbe essere. Grazie. Allora, io sono, devo prima di, insomma, iniziare un breve commento che ho preparato, devo dichiarare, diciamo, di essere molto contento di partecipare a questo evento, perché io sono stato studente, ho frequentato i corsi di Andrea Ginzburg, poi sono stato, ho interagito con lui come collega e per me è stato, insomma, un punto di riferimento importante. Ecco, io però in questa discussione seguirò l'approccio Ginzburg, cioè è molto importante mettere in luce qualche elemento di dissenso, no, rispetto, diciamo, al consenso. E mi occuperò brevemente di tre punti: austerità e diciamo importanza di un bilancio centralizzato europeo, cioè di una politica fiscale sovranazionale da affiancarsi alla politica monetaria sovranazionale già esistente, il ruolo della politica monetaria così come lo leggono gli autori, e poi il tema che ha già in parte sollevato Cristina sulle politiche industriali e sul confronto, diciamo, tra il modello tedesco e il modello tedesco vincente di industrializzazione e il modello perdente francese. Ancora una premessa: a me è piaciuto il libro sia perché
è interessante, anche se insomma non si legge tutto d'un fiato, voglio dire, richiede impegno, ma diciamo anche perché nell'approccio critico rispetto alla costruzione europea, così come essa si è evoluta e rispetto al punto di approdo, gli autori mi sembrano, diciamo, condividere l'importanza del progetto europeo, cioè è una critica interna, diciamo, un tempo si sarebbe detto una critica costruttiva, cioè vuol suggerire una correzione di rotta per consentire di preservare e di migliorare. Cioè non ci vedo una posizione antistorica di, diciamo, di sostegno dell'importanza invece della rottura, e quindi il ritorno agli stati nazionali, alle politiche economiche nazionali. Almeno poi magari Anna mi smentirà se ho sovrainterpretato, diciamo, rispetto. Allora, austerità e politica fiscale. Ormai è oggetto di discussione diffusa e gli autori trattano in modo approfondito il tema dell'incompletezza della costruzione europea. Io mi soffermo su un aspetto, su uno degli aspetti di questa incompletezza, rappresentato dall'assenza di un bilancio di dimensioni adeguate, sovranazionale, centralizzato, che consenta di condurre politiche fiscali anticicliche da affiancare alle politiche monetarie a livello europeo. Quindi abbiamo la separazione, come giustamente sostengono in modo critico gli autori, abbiamo una moneta senza Stato, una moneta, un'unione monetaria in assenza di uno Stato federale europeo. Le motivazioni storiche che hanno portato a questo processo sono, diciamo, si è gettato il cuore oltre l'ostacolo, si è sottovalutata il peso, il rilievo di questa separazione, e le politiche fiscali nazionali sono fortemente vincolate dalle regole europee. Quindi gli autori argomentano che ovviamente perché è una posizione culturale critica diffusa, l'austerità intrapresa dopo il 2011, dopo la crisi dei debiti sovrani, ha aggravato la crisi, chiaro. Però, ecco, il punto è il seguente: acquisita la negatività, gli errori connessi alle politiche di austerità, che aggravando la caduta della domanda hanno drasticamente peggiorato, no, gli esiti di quella crisi, ecco, il punto importante su cui vorrei soffermarmi è che l'assenza di un bilancio europeo non ha consentito di replicare in Europa l'esperienza statunitense, cioè di un coordinamento tra politica fiscale e politica monetaria, entrambe orientate al sostegno dell'economia. Cristina Romer, il capo dei consiglieri economici di Obama, ha raccontato molto bene come alla fine del 2008 maturò, no, la scelta di intraprendere, di varare un pacchetto fiscale molto aggressivo di aumento degli investimenti pubblici, riduzione di imposte, insomma il pacchetto più importante come corposità e peso nel dopoguerra nei paesi industrializzati. In Europa no, c'è stato un coordinamento iniziale tra i paesi, ma è stato subito cambiato il segno della politica fiscale in omaggio alle regole europee e in omaggio naturalmente alla convinzione tedesca, di cui parlano gli autori, che, diciamo, i conti in ordine e la stabilità finanziaria interpretata come stabilità dei prezzi sia la precondizione per la crescita. Ora, il bilancio, quindi un bilancio europeo, dando per scontato che non sia attuabile in un orizzonte storico ragionevole, uno Stato unitario europeo, uno Stato federale, quindi il processo verso l'unione politica, ammettendo che l'Europa vada avanti e di là da venire, ecco, però questo bilancio europeo, che dovrebbe avere dimensioni quindi consistenti, almeno sull'ordine del 7-10% del prodotto interno lordo europeo, a un bilancio europeo si dovrebbe affiancare politiche nazionali sui conti pubblici, diciamo di rigore, ma di equilibrio. Cioè, nelle unioni fiscali, agli stati, ai paesi che compongono l'unione, non è, diciamo, le regole sul pareggio di bilancio esistono, implicite o esplicite, e non ci sono salvataggi,
no, interventi di salvataggio, non sono previsti interventi di salvataggio per no, stati che diciamo, conducano politiche non adeguate. Qual è il punto che vorrei sottolineare? Che politica fiscale anticiclica o politiche industriali, che è il tema diciamo, sostenuto dagli autori, un bilancio europeo per condurre politiche fiscali anticicliche o le politiche industriali per ridurre i divari che hanno soprattutto in mente gli autori, richiedono di converso, accanto a questo, politiche fiscali nazionali rigorose. Questo perché lo dico? No, non perché gli autori sostengano il contrario, ma perché in genere c'è un punto leggermente diciamo, sottovalutato nel dibattito corrente sull'unione fiscale. Un altro punto sull'unione fiscale è che, diciamo, soprattutto nel contesto politico attuale, è difficile pensare ad un'unione fiscale che preveda trasferimenti permanenti tra paesi. Cioè, ho l'impressione che le politiche industriali che propongono gli autori, investimento, adeguamento delle strutture industriali, soprattutto nelle aree meridionali, e richiedano dei trasferimenti che potrebbero essere permanenti. Non so se questo possa, diciamo, funzionare. La politica monetaria, ecco, nel libro c'è questa frase che mi sono appuntato nel capitolo 9, la politica monetaria ultraespansiva della BCE è stata inefficace nel creare domanda aggregata. Qui devo dire che diciamo, si avverte l'eco della tradizione keynesiana ortodossa di diciamo, scetticismo sul ruolo della politica monetaria, di inefficacia della politica monetaria. Però a me sembra che insomma, sia non condivisibile questa affermazione, non tanto rispetto alla politica monetaria in generale, ma rispetto all'esperienza europea. Cioè dire che il quantitative easing non è stato efficace, allora se anche noi ammettiamo, togliamo di mezzo la spesa per investimenti e la reattività della spesa per investimenti al tasso di interesse, sgombriamo il campo da questo, però abbiamo il tasso di cambio, le esportazioni nette, un debito sovrano, allora perlomeno credo si possa sostenere che la politica monetaria ultraespansiva ha dato ossigeno alla domanda aggregata anche per vie indirette, per esempio consentendo una riduzione della spesa, portando i tassi di interesse pagati sul debito alle varie scadenze a livelli molto bassi, ha consentito di rendere l'aggiustamento fiscale meno oneroso o ha liberato uno spazio fiscale per diciamo, politiche di domanda in modo indiretto. E attraverso il deprezzamento del tasso di cambio ha favorito un aumento delle esportazioni verso i paesi, verso gli Stati Uniti. L'avanzo commerciale tedesco, ma anche italiano, verso gli Stati Uniti negli ultimi 5 anni è gradualmente aumentato. L'Italia è un paese periferico e quindi, diciamo, perché la Germania probabilmente non avrebbe avuto necessità di questo stimolo monetario così intenso, dato le condizioni macroeconomiche interne, l'Italia sì, insieme ad altri, cioè la Francia, anche ad altri paesi del sud. L'ultimo punto sul... Concordo con Cristina che il confronto tra il modello tedesco e il modello francese sia una delle cose che ho trovato più interessanti nel libro. E quindi il modello tedesco, diceva Cristina, lo ripeto velocemente, si è sviluppato negli ultimi 2 decenni, il modello industriale, ho studiato questo sul libro di Anna e coautori, con diciamo, una delocalizzazione delle produzioni intermedie, cioè delle fasi intermedie di produzione, conservando il cervello, l'attività di ricerca e sviluppo e l'assemblaggio finale all'interno della Germania. La Francia ha seguito invece si è creato un modello sciagurato in cui la delocalizzazione dell'intera produzione crea indirettamente problemi anche dalle esportazioni, perché la Germania, diciamo, in questo modo, dal punto di vista delle esportazioni, vede un aumento. La Francia, le esportazioni si verificano nei paesi in cui si è verificata la delocalizzazione, diciamo, ha un modello perdente.
Però ecco, la domanda che io, è davvero una domanda, vorrei fare ad Anna e a Beppe, Celi, perché si sono generati questi modelli così differenziati? Voi mi potreste rispondere perché in Francia non c'era più la politica industriale, non c'era più la politica dirigista dei primi due decenni del dopoguerra, abbandonata, diciamo, dopo il tentativo di rilanciare l'economia dei primi anni Ottanta, abbandonata, diciamo, già sotto la presidenza di Mitterrand. Cioè, mi sembra che manchi una spiegazione strutturale, uso un termine che ricorre nel libro, che spieghi, diciamo, la genesi, la divaricazione tra Francia e Germania, perché altrimenti dovremmo concludere che gli imprenditori tedeschi sono più intelligenti di quelli francesi, ma cioè, questo naturalmente può essere, ma non è una spiegazione. Quindi sono mancate le politiche industriali, ma diciamo, comunque in assenza di politiche industriali nazionali e sovranazionali si sono generati due modelli molto differenti e il modello francese ne è uscito perdente, un modello, diciamo, la Francia ne esce con le ossa rotte. Allora, io non voglio fare il tuttologo, non sono, diciamo, in grado di fare una valutazione approfondita di questo tema, però vorrei lanciare una ipotesi, provocazione. È possibile che la Francia abbia sviluppato questo modello perdente perché non aveva quelle condizioni di moderazione salariale che per esempio aveva la Germania? E quindi in presenza di una politica industriale, di una politica dirigista, questa politica poteva consistere nel sostegno dello Stato, del governo, sgravi fiscali, sussidi all'esportazione. No, lo pongo come dubbio perché, ripeto, mancando, o almeno io non l'ho trovata, una spiegazione del perché si generino modelli alternativi, e questo naturalmente dà anche una possibile indicazione, diciamo, di cosa dovrebbero consistere le politiche industriali che voi reclamate, cioè un intervento dello Stato programmatorio, non interpretare la politica industriale solo come politica della concorrenza come è stato negli ultimi anni, ma diciamo, un coordinamento tra Europa e, diciamo, governi nazionali per ridurre i divari esistenti. Passo la parola. Bene, io penso che il riassunto fatto da Cristina del libro sia più che sufficiente e perciò mi concentrerò solo su alcuni aspetti. Il libro mette insieme degli aspetti che normalmente non sono messi insieme, cioè integra l'aspetto reale con l'aspetto finanziario e tenta di collocare quello che loro chiamano l'europeizzazione dentro un contesto di globalizzazione generale, e questo credo che sia importante. Non si ferma a parole che sono dei concetti generali e vanno a vedere esattamente cosa vuol dire una singola parola. Per esempio Germania, sì, la Germania è andata bene, però c'è molta gente che sta male. Periferia, sì, ma c'è una periferia del nord e una periferia del sud, sono diverse. Centro, sì, c'è la Germania e c'è la Francia, però hanno un percorso diverso. E questo mi porta a una caratteristica di come Andrea analizzava questi problemi, che viene in parte da Hirschman, cioè lui non si contentava di concetti generali, andava a vedere cosa volevano dire in concreto. Io ricordo una discussione, una volta sono entrato in dipartimento al direzionale 70 e c'erano tre o quattro colleghi che discutevano delle possibili implicazioni del fatto che l'inflazione fosse scesa, se questo è un cambiamento di tendenza, se è una cosa di lungo periodo o una cosa di breve periodo. Andrea con voce angelica dice: è tutto dovuto al fatto che hanno incorporato l'indice dei prezzi i biglietti per la pallavolo,
E ha sgonfiato la discussione, era finita. Allora, in questo senso io credo che il libro riflette veramente un impianto di andare a vedere cosa vogliono dire le parole. E in questo io credo che sia molto originale. E Andrea è sempre stato interessato al concetto di centro e periferia e anche al concetto all'idea della rete del commercio internazionale, che lui era interessato a Folke Hilgert, che aveva influenzato anche Hirschman. Dirò una cosa personale: io una volta sono stato in un seminario di una settimana con Hirschman in un convento e poi passeggiavamo e io ho detto sì, perché come dice Folke Hilgert nel suo articolo pubblicato dalla FAO, e Hirschman si è fermato allibì, cioè stupefatto, mi ha detto: ma io questa citazione l'ho cercata per anni, come fai a saperlo? Mi ha detto: beh, lo cita Andrea, dice quello che tu citi viene da una cosa della FAO. E lui ha detto: sì, Andrea è una persona molto brava, cioè lui stesso si è dimenticato da dove ha preso questa citazione. Allora, questa idea della rete del commercio internazionale è abbastanza la base di molte analisi che sono in questo libro e io credo che siano molto utili. C'è un problema che generalizzare sulla base dei dati della bilancia commerciale può presentare in certi momenti dei problemi, perché è diverso se uno analizza i rapporti bilaterali commerciali che se uno analizza le partite correnti. Tanto per discutere su un problema molto specifico discusso nel libro. Nel libro parla non solo dell'importanza degli avanzi commerciali, ma dell'industria automobilistica, e poi fa la differenza, come è stato già detto, tra l'industria automobilistica francese e quella tedesca. Bene, e noi sappiamo che in particolare dentro l'Unione Europea ci possono essere dei vantaggi, specialmente se il commercio è dentro la stessa ditta, di portare i profitti dove le tasse sono inferiori. Cioè, se uno guarda la struttura del commercio apparente europeo, sembra che la vera potenza commerciale dell'Europa sia l'Irlanda, perché tutte le multinazionali concentrano i loro profitti in Irlanda perché non pagano le tasse. Questo è perché i prezzi che fanno le aziende nelle loro transazioni intraaziendali sono totalmente deformati da questo interesse. Allora, è possibile che i rapporti, che se la Volkswagen importa pezzi dalla Skoda, i prezzi che riflettono non riflettono la vera potenza esportatrice della Repubblica Ceca, ma invece un problema fiscale. Mentre in questo senso è possibile che alcune conclusioni che ci sono sulla differenza tra la periferia dell'est e la periferia del sud in parte possono riflettere il fatto che l'espansione tedesca verso l'est sia stato in certi casi con aziende tedesche, mentre quelli loro importano dal sud importano da altre aziende straniere nelle quali queste distorsioni non ci sono. Io non so se questo sia il caso, ma questo è un dubbio che mi è venuto leggendo. Un altro tema che io penso che sia importante sottolineare quello che è successo negli anni Ottanta, perché la Germania era egemonica prima dell'euro. Cioè, non si può capire, se uno tenta di capire ma come mai hanno fatto questo, queste condizioni, tutti sapevamo che il deficit 3%, il 60% non potevano funzionare, ma le condizioni degli anni Ottanta con l'egemonia tedesca degli anni Ottanta creavano la speranza che questo progetto dell'euro riuscisse a in qualche modo diminuire il potere dell'egemonia tedesca. Infatti, quando le discussioni sono reiniziate nell'88, cioè prima del crollo, prima che l'Europa dell'Est crollasse,
nel gennaio dell'88 Balladur, che era ministro delle finanze francese in quel momento, ha fatto una proposta dicendo che bisognava cambiare le cose perché era intollerabile che la Germania avesse un avanzo commerciale delle partite correnti del 2-3%, oggi è del 9%. Però era visto che la situazione come c'era allora era sbagliata. Allora bisognava trovare un modo per evitare che l'onere dell'aggiustamento ricadesse esclusivamente sui paesi in disavanzo. Questo prima dell'euro. E Amato il mese dopo ha scritto un altro documento dicendo che bisognava anche armonizzare la politica fiscale, perché sono tutte le aziende multinazionali sarebbero andate nel paese con tasse più basse. Cioè, perciò per capire un po' come è stato deciso l'entrata, la creazione dell'euro, io credo che bisogna non dimenticare che la situazione precedente era considerata quasi intollerabile. Però nel libro c'è abbastanza chiaramente, però non analizzato più in dettaglio, il problema dell'unione politica e dell'unione monetaria. Coloro che parlavano di unione monetaria davano per scontato che sarebbe stata un'unione politica, e questo già nel rapporto Werner. Era vista come il complemento razionalmente indispensabile, cioè intellettualmente impossibile di pensare che ci fosse un'unione monetaria essendo un'unione politica. Quello che è stato dimenticato, io credo, è che l'unione monetaria è stata preparata da un comitato intergovernativo, che la prima riunione è stata fatta a Roma nel dicembre del 90, subito dopo le elezioni tedesche, che è una cosa importante. E quel stesso giorno c'era anche un comitato intergovernativo sull'unione politica. Cioè, quando è nata le preparazioni dell'unione monetaria, in parallelo c'era una decisione che è nata lo stesso giorno, un comitato che si pensava sarebbe stato un solo comitato, poi è stato diviso in due, solo perché la Bundesbank e il ministro delle finanze tedesco avevano paura che il ministro degli esteri tedesco, Genscher, che era di un altro partito, avrebbe dato concessioni a tutti gli altri paesi nel campo monetario per ottenere la visione che lui voleva nel campo politico. Cioè, la nascita dell'euro è stata per i partecipanti, era assolutamente, non era vista come la possibilità di fare l'euro da solo. Così che la cosa interessante è come mai è sparita l'idea dell'unione politica, questo è il punto. La mia impressione è che è sparita perché sotto l'espressione unione monetaria i vari paesi avevano concessioni totalmente diverse. Da sempre e fino ad oggi ci sono due concessioni. Chi è favorevole all'Europa federale parla di Stati Uniti d'Europa, chi è contrario parla del super Stato europeo, European Super State, come una cosa totalmente negativa. E la Francia è stata sempre contraria alle istituzioni federali e la Germania sta sempre favorevole. Allora abbiamo questo che è paradossale, cioè la Francia, che ha sempre avuto una politica, una situazione economica relativamente debole rispetto alla Germania, è sempre quella che si è rifiutata a stabilire, togliere potere al Consiglio europeo e darlo più potere alla Commissione. I tedeschi volevano dare più potere alla Commissione e dare molto più potere al Parlamento. Io credo che nella mente tedesca loro pensavano alla loro esperienza. Il marco tedesco, quello del dopoguerra, è stato creato quando la Repubblica Federale Tedesca non esisteva ancora, non era neanche un paese indipendente. Cioè, e lentamente si sono create le istituzioni che sono coincise esattamente con l'area del marco. Cioè nella loro esperienza sembrava una cosa abbastanza normale, e quando loro hanno incominciato a discutere di queste cose, loro non erano un paese indipendente.
cioè la Germania era divisa, perciò i tedeschi dovevano stare buoni perché sennò gli altri paesi potevano fare una politica indipendente rispetto alla Germania dell'Est, cosa che la Germania dell'Ovest non poteva, cioè, non voleva accettare, aveva paura che succedesse. Per darvi un esempio, quando cade il muro, Kohl è a Varsavia, si precipita a Berlino, lui non può volare in un aereo tedesco. Cioè, i voli a Berlino erano controllati dagli alleati, dai quattro paesi vincitori. Cioè, Kohl deve prendere un aereo da Berlino, se non ricordo male, va a Hannover. E Hannover deve essere un aereo americano per andare a Berlino. Questo è nel dicembre 89. Perciò è molto importante tenere presente la cronologia degli avvenimenti per capire come le cose cambiano da un mese all'altro, e la cosa cruciale è stato il crollo, naturalmente inaspettato da tutti, dell'Est. Cioè, e quando crolla l'Est, quando non c'è più il muro, Mitterrand va a Berlino Est a dicembre, nel dicembre dell'89, firma dei trattati commerciali con Berlino Est quadriennali e fa in, dice in un discorso: noi abbiamo ancora la Germania dell'Est e la Francia avanti lunghe prospettive di cooperazione. E la Germania dell'Est poi crolla in poche settimane dopo. Ma se uno vuol capire, se uno guarda i documenti senza capire cosa sta succedendo, senza guardare cosa succede in politica e cosa succede in economia, è molto difficile capire questi cambiamenti. Kohl è contrario all'unione monetaria due settimane prima di dire che l'accetta. Perché? Perché Mitterrand gli dice, letteralmente, dice, prima lo dice a Genscher e poi lo dice a Kohl: voi avete due scelte, potete tentare di unificare la Germania prima dell'unificazione europea, in quel caso vi troverete l'Inghilterra, la Francia e la Russia contro di voi e si andrà nel lungo periodo della guerra, detto così. E Kohl dice: ci devo pensare. Allora, e Kohl Mitterrand chiede tre cose: chiede il riconoscimento della frontiera con la Polonia, quando la Germania era stata occupata, gli alleati hanno deciso di accettare la frontiera Oder-Neisse, però questo ancora non era riconosciuto dalla Germania. Qualche anno dopo la Germania, la Repubblica Democratica Tedesca, fa un accordo con la Polonia, tutti e due erano nel blocco comunista, che non era riconosciuto dalla Germania occidentale. Sotto Willy Brandt dice: riconoscono la frontiera, ma un articolo della legge fondamentale tedesca diceva che le frontiere definitive della Germania verranno stabilite quando la Germania sia riunita. E nel primo discorso importante che Kohl fa a Berlino dice: io sono favorevole a riconoscere l'Oder-Neisse, ma questa è una cosa che dovrà decidere, si deciderà in futuro. Questo fa impazzire tutti. Questo quasi fa crollare Gorbaciov, che era in crisi a Mosca, perché con i tedeschi ci siamo ancora. Perciò adesso non voglio perdermi in questi dettagli, però il problema della unione politica, secondo me, è che non si è mai chiarita questa ambiguità deliberata su cosa vuol dire unione politica. E quando si riunivano, anche se con le Mitterrand tentavano di fare un comunicato di comune, doveva essere pieno di banalità, perché era in disaccordo su cosa bisognasse fare, cosa fosse necessario fare. Allora, quello che è successo dopo, secondo me, è che è andata avanti l'unione monetaria. Nel 92 c'è una crisi monetaria mostruosa. Tutti capiscono che senza l'euro si finirà malissimo. L'Italia deve fare una politica di austerità come mai ha fatto dopo, con una cosa che colpisce il Mezzogiorno, perché dice: forte svalutazione e taglio della spesa pubblica. Il nord esporta e sta bene, il sud non esporta e ritaglia la spesa pubblica, così che il divario nord-sud si aggrava orribilmente prima dell'entrata dell'euro, per questa crisi valutaria. E
Colpi voleva che ci fosse già a Maastricht un accenno all'Europa federale, era riuscito che dicesse che dopo 5 anni si rivedessero un po' le istituzioni e si rafforzasse il potere del Parlamento. 3 giorni dopo allora si riuniscono nelle Baleari i primi ministri del Consiglio d'Europa e 3 giorni prima il ministro delle Finanze tedesco dichiara che l'Italia non entrerà nell'euro. 3 giorni prima. E da allora in poi le questioni politiche vengono totalmente sepolte, rimandate rispetto a questa crisi costante che c'è con il problema dell'euro. Entreremo o non entreremo? Uno in quelle condizioni non è che pone anche condizioni politiche per entrare. E dopo, quando prima i tedeschi e i francesi hanno bisogno di aumentare il deficit e perciò cambiano le regole del gioco, ma dopo è sufficiente stringere un po' sulle questioni economiche perché gli altri paesi devono essere succubi sulle questioni politiche. Cioè, se voi guardate le memorie di Zapatero, lui dice molto chiaramente, eravamo in crisi, avevamo bisogno, c'era lo spread che era molto alto, era quasi il 400%. Capisco che devo parlare con Trichet. Trichet mi manda una lettera. Nel inizio di agosto dell'11 dice: secondo noi voi dovete fare liberalizzare il mercato del lavoro, fare tutta una serie di misure importanti al più tardi a fine mese, cioè gli dà meno di 30 giorni per cambiare tutta una serie di regole, e uno non può dir di no, perché sennò se la Banca Centrale Europea non compra titoli la Spagna ha una crisi finanziaria terribile. Allora, io credo che allora, dal punto di vista del centro, il centro ormai non ha più bisogno di unione politica, perché per riuscire a imporre le condizioni che vuole, anche molto specifiche del mercato interno, del funzionamento di altri paesi che sono quelli che hanno il deficit e creano problemi, secondo la Germania, è sufficiente mantenerli sempre in costante, la situazione costante che sono fuori regola, in particolare con la questione del debito, che bisogna ridurre il debito per portare al 60%, che tutti sanno che è impossibile in quel modo. Così che io credo che, ma questo però sono andato via lontano dal debito, però sulla questione dell'unione politica credo che è importante anche tenere queste considerazioni. Il libro l'ho trovato interessantissimo, grazie. Bene, dunque io dirò qualcosa molto brevemente sulla seconda parte del libro, che assume una prospettiva più di lungo periodo. Però prima voglio impiegare un minuto per richiamare cose che in parte sono state anche dette, relativamente all'architettura narrativa di questo libro. Questa architettura narrativa si fonda su 3 premesse metodologiche che sono esposte all'inizio del libro. La prima premessa metodologica riguarda la storia vista attraverso gli occhi della cronologia e della geografia. Questa è una cosa che viene da Vico ed era una cosa che piaceva moltissimo ad Andrea. Dove la cronologia dal punto di vista del tema del libro implica che i paesi del sud Europa arrivano dopo nel processo di industrializzazione, e la geografia significa sempre in questo contesto che la mutevole geografia della distribuzione internazionale della produzione è il risultato contingente della coevoluzione delle relazioni di potere asimmetriche tra attori individuali e istituzioni. Ora, l'aggettivo contingente è molto impegnativo, adesso io non mi soffermo qui naturalmente, perché però ha una funzione importante nell'economia di questo libro, e questa è la prima premessa.
La seconda premessa riguarda i processi di globalizzazione e di europeizzazione. Non mi soffermo su questo, perché in parte sono cose che sono richiamate Cristina, Antonio, anche Giorgio. E la terza premessa riguarda una disconnessione, e cioè il fatto che nel processo di integrazione europea la convergenza sia stata assunta semplicemente in termini di indicatori finanziari anziché reali, e questo, diciamo, è anche, diciamo, un segnale, no, di quei processi di accantonamento della politica, della discussione, della discrezionalità, no, a favore dell'operare del mercato, come per dire che tutti i problemi che si pongono noi li possiamo risolvere immediatamente, ma immediatamente nel senso che adottiamo, diciamo, riferimenti di breve periodo, no? Uno sguardo molto corto, perché tanto lo sguardo a lungo termine ci pensa il mercato. Ecco. E gli autori vogliono, diciamo, sulla base di queste premesse, esaminare il processo di integrazione europeo e la sua crisi andando oltre il breve periodo. Ecco. In particolare, quando si discute del lungo periodo, si discute del lungo periodo con l'idea che il lungo periodo poi possa, diciamo, con una specie di feedback, darci indicazioni per come vedere anche il breve e il medio periodo. Quindi, come vedete, questa è una struttura narrativa che possiamo definire leggera nel senso che questo libro non si apre, per esempio, con l'esposizione di grandi teorie, no? Col fatto che bisogna verificare queste teorie o altre cose del genere. È una struttura narrativa molto aperta, va bene, ma non è una struttura narrativa antiteorica, al contrario, è una struttura narrativa che in qualche modo ci impone di farci delle domande. Questo è il punto: di farci delle domande, di sollevare dei problemi e di andare a vedere, come diceva Giorgio, che vuol dire. E questo è ovviamente è un'impostazione che io penso sia stata condivisa pienamente da tutti gli autori del libro, ma è chiaro che persone come me, ma come molti altri qui presenti, diciamo, riconosciamo molto bene l'impostazione di Andrea. Andrea era la nostra coscienza critica, con tutte le gioie e i dolori che una coscienza critica comporta. E quindi cercherò in qualche modo di sollevare qualche problema, una discussione su qualche punto. La prospettiva di lungo periodo, che viene trattata nella seconda parte del libro, si identifica in qualche modo con l'individuazione di due motori della crescita, che sono gli investimenti e le esportazioni. E questi due motori della crescita non sono avulsi né dalla cronologia né dalla geografia, perché, diciamo, si identificano con un certo periodo dello sviluppo dell'economia mondiale, che coincide con quel periodo che viene solitamente chiamato età dell'oro. Come funziona questo motore? Cioè, innanzitutto, di cosa stiamo parlando? Cos'è questo motore? Corrisponde a una sequenza, no? E questa sequenza è una sequenza che va dagli investimenti al reddito alle importazioni, che sono le esportazioni per altri paesi. Ora, vista così, sembrerebbe una sequenza unidirezionale, no? Cosa che questa che Andrea odiava moltissimo. Infatti non è unidirezionale,
perché se andiamo a vedere come funzionava questa sequenza, cioè come funzionava questo motore, scopriamo per l'appunto che la sequenza è più articolata e parte da elevati livelli di domanda interna negli Stati Uniti e nei principali paesi industrializzati, quindi elevata la domanda mondiale, crescita delle esportazioni che si trasmette al settore dei beni capitali e quindi degli investimenti. Ora, in questa seconda sequenza, gli investimenti non sono dall'inizio, come ho già detto prima, un attimo fa, no? Ma sono più indotti in qualche misura. Sembrerebbe che in questa seconda sequenza, domanda mondiale, esportazioni e investimenti, ci sia un qualche meccanismo di tipo accelerativo, no? Come accelerativo significa che questa è una teoria dell'investimento, perché gli investimenti sono trainati dalla crescita della domanda, perché questo implicherebbe una crescita della capacità produttiva, per far aumentare la capacità produttiva ci vogliono più investimenti. Quindi se è così, chiaramente la sequenza è circolare, dalla domanda elevata interna a certi paesi, elevata domanda mondiale, esportazioni, investimenti, e si ritorna alla domanda dei paesi e quindi alla domanda mondiale. Bene, ecco, io mi chiedo innanzitutto in che senso questa sequenza può essere considerata un motore della crescita in sé, cioè perché ci deve essere qualcosa dietro che consente questa sequenza di funzionare come un motore della crescita. Allora qui ho solo alcune osservazioni, diciamo. La prima è che, io non so se sia esattamente così, non so se voi credete molto o poco alla teoria dell'acceleratore. Io sono molto cauto, sarei molto cauto in questo. Perché? Perché l'acceleratore è fondato su ipotesi un po' rigide, cioè il fatto che ci dovrebbe essere già il pieno utilizzo della capacità produttiva per giustificare il fatto che se aumenta la domanda tu devi fare più investimenti. Ora, questo non è vero in generale, perché le imprese si mantengono sempre un grado di elasticità della capacità produttiva, tantomeno oggi, visto che se poi alla fine del libro si parla di riattivare un meccanismo del genere, tantomeno oggi che abbiamo amplissimi margini di flessibilità dell'utilizzo della capacità produttiva. E questo è un primo punto. Il secondo punto è che la sequenza di cui vi dicevo prima richiede delle condizioni, necessariamente, e cioè delle condizioni che appunto le consentono di funzionare come motore. Io nel libro ci sono queste condizioni, no? Soprattutto quando si parla della rottura di questo meccanismo, io le riassumerei in questo modo, diciamo, che l'investimento per essere un motore deve essere sostenuto da un sufficiente incentivo all'investimento, un incentivo all'investimento richiede aspettative elevate, comunque ritenute soddisfacenti, di domanda e una adeguata distribuzione del reddito, adeguata nel senso che sia una distribuzione del reddito che consente di avere l'aspettativa di tassi di profitto soddisfacenti. Va bene? Ora, queste due cose possono essere in conflitto, no? Perché elevata domanda e elevati saldi di profitto non sempre vanno d'accordo e quindi si devono generare delle condizioni particolari perché ciò avvenga, va bene? E che quindi questa macchina possa andare, possa funzionare a pieno regime.
si sono verificate queste condizioni a un certo punto, no? Si sono verificate quando si sono fatte delle scelte, no? Di politiche, no? Di politica economica, che hanno consentito, per esempio, ai lavoratori di acquistare parte delle merci che producevano, con una certa politica dei salari. Quando, diciamo, si sono attuate politiche di welfare che hanno difeso i redditi reali e che hanno tenuto consapevolmente o inconsapevolmente sotto controllo le disuguaglianze che vengono generate di per sé in un sistema che noi più o meno convenzionalmente chiamiamo capitalistico. Va bene? A un certo punto negli anni 60 sono stato, quando si diceva più o meno che eravamo tutti keynesiani, si sono fatte, cioè, politiche che hanno avuto effettivamente un esito di questo tipo. L'investimento poi richiede condizioni finanziarie adeguate, sia interne che internazionali, e anche questo nella cosiddetta età dell'oro si sono verificate. Allora, diciamo che il motore della crescita, no? Forse lo dobbiamo trovare in meccanismi sottostanti, e questa è una domanda che viene suscitata dalla lettura di questo libro. Terza osservazione, che riguarda l'investimento, questo poi tornerò brevemente, e cioè che a me sembra un po' in ombra un'altra funzione dell'investimento, a cui poi ognuno ha le proprie preferenze, qui io sono particolarmente affezionato, e cioè il fatto che l'investimento è uno strumento attraverso il quale le imprese fanno innovazione, realizzano l'innovazione, cambiano la loro posizione di mercato, stanno sul mercato, va bene? Questo ce l'ha insegnato anche Schumpeter, diciamo così, no? Questo secondo aspetto dell'investimento ha in qualche modo un suo grado di autonomia maggiore del primo, no? Dell'investimento, diciamo, a tipo acceleratore. Veniamo all'indebolimento del motore dell'investimento, perché l'indebolimento del motore dell'investimento che, diciamo, segna il passaggio di un'epoca, diciamo così, no? Viene meno un motore, si lascia solo quello delle esportazioni, però le esportazioni non possono essere un motore in sé per sé. Lo possono essere per la Germania, ma non possono essere certo un motore globale di crescita dell'economia mondiale. Quali sono stati i fattori che vengono indicati nel libro? L'erosione della supremazia competitiva degli Stati Uniti sul mercato mondiale, quindi i conflitti sul terreno commerciale anche, la fine della supremazia del dollaro, che assegnava agli Stati Uniti un privilegio unico, e le tensioni sociali connesse alla pianificazione. Questo è un elemento sicuramente molto importante di questo, di questa fase. In associazione con quello indebolito, e questo ha indebolito il motore degli investimenti, perché sono molto di meno alcune delle condizioni che consentivano all'investimento in quella sequenza di svolgere la funzione di motore. Insieme a questo indebolimento, nel libro vengono fatti entrare sulla scena altri due attori: uno è la deportigizzazione, cioè il fatto che non si discute più delle cose da fare,
le cose da fare non sono più oggetto di una discussione. Poi, quale fosse la discussione prima di questo passaggio, si può discutere, cioè, ma diciamo, sicuramente si è passata alla fase di automatismi, come ricordava anche Cristina, e la finanziarizzazione, che è l'altro tema importante del libro e della seconda parte del libro. Io sulla finanziarizzazione non mi fermo tantissimo. Gli autori del libro, mi sembra, facciano prevalentemente riferimento a un lavoro di Krippner, che dà un'interpretazione di questo tipo, se non sbaglio, e cioè i più elevati rendimenti degli investimenti finanziari hanno comportato uno spostamento degli investimenti dei fondi dagli investimenti industriali a quelli finanziari, per cui la finanziarizzazione dell'economia è stata in qualche modo sostenuta, alimentata dalle imprese corporate, dalle imprese industriali. A questo voi aggiungete una cosa che a me sembra molto interessante, e cioè che sono cambiate le modalità della concorrenza, cioè si è passata a una concorrenza più qualitativa, no? E questo ha richiesto tutta una serie di interventi, anche attivando canali e interventi finanziari da parte delle imprese, che quindi ha concorso a questo processo di finanziarizzazione. Benissimo, questo mi sembra molto interessante. Mi rimane in qualche modo una domanda, ecco, se insieme a questo non si debba anche considerare in qualche modo, nell'esaminare la crescita del processo di finanziarizzazione, il venir meno in qualche misura un indebolimento preesistente degli investimenti, cioè il fatto che condizioni più difficili dal punto di vista della domanda, perché il motore, diciamo, della domanda interna è molto meno, condizioni più difficili dal punto di vista dei profitti, no? Non abbiano concorso in via anche in parte autonoma a favorire questo processo di finanziarizzazione, visto che i più alti rendimenti finanziari sono lì sotto gli occhi, no? delle imprese stesse. Bene, adesso concludo rispetto agli investimenti. Naturalmente tutti questi insiemi di circostanze che sono state indicate hanno comportato l'indebolimento del motore dell'investimento e con esso del motore della crescita. Benissimo. Ecco, però io vorrei sottoporre a voi tutti un problema. Cioè, mi sembra che nella sequenza domanda interna, domanda mondiale, esportazione, investimento, domanda interna, l'investimento vi compaia nella sua veste di componente della domanda aggregata. Va bene? Ma noi sappiamo bene che l'investimento non è solo una componente della domanda aggregata, perché l'investimento genera capacità produttiva. E questo è l'effetto di lungo periodo dell'investimento. Va bene? Mi sembra che questo aspetto sia un po' in ombra, non so come dire, non è proprio al centro della scena. Ecco. E io vorrei invece, proporre un maggior peso dell'investimento da questo punto di vista, ma da un punto di vista preciso. Cioè quello che l'investimento, nei suoi effetti di lungo periodo, trasforma la capacità produttiva. Quando si pensa agli investimenti e alla capacità produttiva, si pensa spesso ad aspetti quantitativi, cioè il fatto che tu fai molti investimenti, fai crescere quantitativamente la capacità produttiva. Questo ha tanti effetti, no? Ci sono un fior di modelli di crescita, che sono tutti quantitativi,
bene? Mentre non è così. Non è così perché l'investimento, che cos'è l'investimento? L'investimento è nuove macchine, no? Per fare nuovi prodotti, va bene? L'investimento è scelte che le imprese fanno sul terreno della qualità della loro capacità produttiva. E questo naturalmente si lega a una serie di problemi, no? Si lega appunto alla formazione di capacità produttiva qualitativamente nuova, che una volta realizzata è lì, va bene? Distruggere capacità produttiva è una cosa difficile e dolorosissima quando avviene. Significa nuovi sistemi di relazioni tra macchine e lavoro, dove il lavoro non è solo il numero di occupati, va bene, ma anche gli aspetti qualitativi del lavoro, che cambiano considerevolmente. Significa effetti sui coefficienti diretti e indiretti di lavoro, cioè di quanto lavoro ci vuole per produrre direttamente e indirettamente un'unità di prodotto. Ora, se, come avviene, i coefficienti diretti e indiretti di lavoro si riducono, allora questo pone un problema enorme di distribuzione del reddito. Perché? Perché la riduzione dei coefficienti di lavoro è l'altra faccia di quello che normalmente viene chiamata produttività. Ora, la parola produttività era una di quelle parole su cui Andrea aveva tantissimi problemi, e ha ragione, aveva quasi tanto proibita che dovendo usare, io preferisco riferirmi al reddito per lavoratore piuttosto che a produttività del lavoro. Prodotto per lavoratore. Prodotto. Che è reddito. Vabbè. Ecco, è un problema enorme quello della distribuzione del reddito, se si riducono i coefficienti di lavoro, va bene? E la cosa è molto preoccupante se noi andiamo a vedere l'andamento della quota del lavoro sulla rete nazionale, quota del lavoro che diminuisce ed è una tendenza di lungo periodo. Perché al di là della di certe gobbe che ci sono, se uno guarda l'andamento della quota del lavoro sulla rete nazionale, mettiamo dal 1960 ad oggi, va bene, vede un trend nettamente decrescente. Ci sono qualche gobba, non tutte grandi e non tutte sempre a ridosso degli anni 60, ma per il resto la quota del lavoro si riduce, e questo vuol dire che i salari reali crescono meno della produttività e che quindi i benefici di quello che chiamiamo normalmente progresso tecnico, dell'innovazione, vanno ai profitti, non c'è niente da fare. Ecco, allora, per concludere, e qui ritorniamo inevitabilmente alla necessità della politica, perché insomma non so come la vedete voi, però di fronte alla portata dell'innovazione, dell'automazione, oggi in particolare, va bene, una portata quantitativamente rilevante, qualitativamente ancora di più, va bene? Io penso che sia necessario un salto qualitativo, cioè non possiamo, io non credo che si possa affrontare i problemi della politica economica con vecchie ricette o con vecchi schemi o anche dicendo riattiviamo qualcosa, perché non ci sono più le condizioni del passato, no? E giustamente voi sottolineate il fatto che bisogna capire, per capire il punto in cui siamo, bisogna capire come ci siamo arrivati, ma una volta che abbiamo cercato di capire come ci siamo arrivati, scopriamo che i cambiamenti sono stati
talmente profondi che noi dobbiamo necessariamente porre nella discussione la necessità di un cambiamento qualitativo delle scelte di politica economica. Un cambiamento qualitativo che necessariamente deve porre in discussione domande fondamentali che hanno a che fare su cosa produciamo, perché produciamo le cose che produciamo, a beneficio di chi vanno. Ora, naturalmente nessuno, e questo è un grande vantaggio, nessuno mette in discussione il capitalismo, nessuno ha la forza di fare questo, diciamo, taccio sui partiti di sinistra, i sindacati sono nelle condizioni in cui sono, per cui questa è una situazione favorevole in qualche modo per porre dei problemi, va bene? E questi problemi possono, devono, credo, necessariamente coinvolgere cose molto difficili, che sono cose relative alla necessità di condividere il lavoro che c'è. Cioè il fatto che, siccome ci vuole meno persone per produrre quello che si produce, è chiaro che non possiamo sostenere la domanda con le politiche keynesiane solamente. Ci vuole qualcosa di più, credo io, no? Ho il sospetto, no? Ci vuole la necessità di rivedere un modello organizzativo in cui ciascuno di noi eroga in qualche modo il proprio lavoro, supponendo che si possa in qualche misura condividere e ripartire il lavoro che c'è tra più persone. Ora, io mi rendo conto che questa cosa è una cosa molto difficile, che non si può fare per legge, che non si può fare pensando che il mondo intero sia una grande fabbrica e basterebbe trovare, come dire, scontare un contratto di lavoro che prevede la riduzione dell'orario di lavoro, perché non è così, no, il lavoro non è organizzato più così, insomma. Quindi dobbiamo pensare a effetti indiretti, credo, che ci consentano di fare delle scelte, va bene? E questo significa inevitabilmente, come diceva già il buon vecchio Leontief nell'83, cioè che insomma, il problema degli orari di lavoro, della riduzione degli orari di lavoro, deve essere unito a politiche di sostegno dei redditi reali, no? Quindi con interventi di welfare. Questa cosa è possibile? Non lo so. Credo che ci si debba ragionare, perché elevati livelli di occupazione sono condizioni favorevoli per la domanda, ma anche per la finanza pubblica. Se uno spiega agli studenti del primo anno come è fatto la ripartizione della popolazione tra forza di lavoro, no? Non forze di lavoro, e nelle forze di lavoro guarda gli occupati, vede che gli occupati sono una parte piccolissima che deve sostenere una cosa enorme, no? Che sono tutto il resto della popolazione. Ora, aumentare questa base è una cosa necessaria per consentire che un sistema sia sostenibile anche dal punto di vista della finanza. Bene, io mi fermo qui dicendo che, come si vede da tutti gli interventi che ci sono stati fatti fino adesso, le domande suscitate da questo libro sono tante, va bene? E sono tutte molto grandi, molto impegnative, e penso proprio che un libro capace di suscitare queste domande sia un gran libro. Beh,
sono stato il più assente di quelli che avrebbero dovuto essere dediti a regolare il traffico si è regolato da solo e quindi è andato ampiamente oltre i limiti di tempo che ci eravamo dati all'inizio. Va bene così, credo che sia stata, e però ora siamo allo snodo finale. Ho parlato un attimo fa con Anna chiedendole se preferisse chiudere a questo punto o se invece non ho capito bene qual è stata la sua risposta. Sì, anche perché, come dire, mi sembra che ci sia qualcosa sul tavolo con cui fare i conti. O se invece preferisse aggiungere a quanto già c'è eventuali sollecitazioni che vogliano arrivare da qualcuno di voi, a partire da un autore del volume che è seduto lì e che a me parlare non possa non dire qualcosa. Quindi. Diamoci un tempo, perdonatemi, ora credo che debba essere fatto. Io darei non più di un quarto d'ora a domande e poi chiusura di Anna. E poi lasciamo partire questi. Dunque, grazie per tutti i commenti costruttivi. Io volevo parlare sull'Italia, un po', no? Cercando di, insomma, riallacciarmi un po' a quello, anche a quello, le osservazioni che sono state fatte, e mi riferisco anche un po' alla conclusione di Cristina, no? Cioè il modello emiliano, no? Applicato all'Europa, no? Perché, insomma, recentemente ho letto parecchi paper interessanti, no? Sull'Italia e sulle difficoltà dell'Italia in Europa, no? Per esempio c'è un saggio recente di Storm, no? Che, insomma, lui dice che in effetti, no, l'Italia nell'era post-Maastricht è quella che ha portato avanti le politiche fiscali più restrittive, no? Di austerità fiscale più restrittiva, e però, no, e parla della, quindi lui usa proprio questo termine, della strangolazione, no? Del strangolamento, strangulation, usa questo termine, della domanda aggregata, con tutti gli effetti poi sulla struttura produttiva. Ci sono un lavoro anche recente di, ne parlavamo anche con Anna, di Adam Tooze, no? Che parla di questa assurdità dell'output gap, no? Che praticamente è costruito sulla base di periodi, come dire, di recessione, per cui il PIL potenziale è quello che si genera, no? Da anni di recessione, quindi l'Italia non ha margini, no? Espansivi, no? Nel misurare l'output gap. E poi recentemente un paper interessante, un policy brief di alcuni economisti del OFCEF, no? Che è questo centro studi francese, no? Sulle politiche congiunturali, che, insomma, dicono cose ragionevoli e propongono anche politiche ragionevoli, no? Parlano dell'Italia come intrappolata, no? Dal debito e dalla bassa crescita. Le politiche sono, cioè, le proposte politiche sono quelle, no? Del salario minimo, oppure, diciamo, investimenti pubblici, no? Che sono svincolati, che sono esonerati dal rispetto dei saldi di bilancio pubblici, oppure, insomma, si parlano anche, credo, anche di Eurobond, eccetera, però, e qui vengo un po' le politiche sono ragionevoli, diciamo, però c'è un'idea di capire, parlano di politica industriale, quindi un piano Juncker, no? Però esteso all'intervento attivo dello Stato, non come è stato, diciamo, fino adesso. Quindi, diciamo, ci sono politiche macroeconomiche che guardano la struttura produttiva,
però nello stesso tempo, cioè, hanno, qui no, Andrea, no, direbbe che comunque, diciamo, la teoria sottostante o come le assunzioni, no, sottostanti spesso però sono neoclassiche, no? Cioè questo è il, come per esempio il nanismo, no, industriale, no? Oppure il fatto che le imprese piccole sono quelle, no, che generano meno, cioè, meno spese in ricerca e sviluppo, e, no? Per cui no, mi ricollego un po' a quello che ha detto Cristina, no? Sul, insomma, secondo me Andrea, no, avrebbe sottolineato questo aspetto, cioè che in realtà, no, finalmente, no, c'è una, un riconoscere non soltanto l'Italia ma anche all'estero le difficoltà dell'Italia in Europa, però spesso l'apparato analitico, no, è un po' quello neoclassico, no? Insomma, Andrea ha scritto delle cose bellissime, no? Anche sul declino italiano, no? Da un certo punto in poi, primi anni, no, dal 2000 in poi, no, c'è stato questo dibattito, no, diciamo, sul, no, sul declino dell'Italia, seguito, diciamo, poi a, diciamo, alla, alle politiche di austerità fiscale, no, dopo. E beh, Andrea, insomma, criticava la posizione dei declinisti, no, e come dire, preferiva un po', no, l'approccio di, no, di Beccattini, no? Quindi parlava di un modello di trasformazione, diciamo così, no? Del, perché, insomma, come dire, per cui, cioè, in questa sede, no, insomma, cioè, parlare il rapporto centro-periferia, cioè, infatti lo chiedo anche a voi, cioè, Andrea era critico, no, rispetto appunto a queste posizioni decliniste, no, un po' valorizzando anche il, come dire, il modello emiliano, no, che, per cui, insomma, la domanda che mi pongo è anche, anche questa, cioè quando c'è stata anche la, no, la svolta, no, lo chiedo anche ad Anna, no, rispetto a, a, no, no, certamente, insomma, l'approccio centro, quindi, diciamo, l'interazione tra i paesi, quindi non vedere i paesi come, no, unità statiche, quindi l'interazione e i processi di trasformazione, no, sono importanti, però appunto io mi sono chiesto quando poi c'è stato questo, no, questo, insomma, questo, perché in quel dibattito, infatti anche in quel, c'è una, un lavoro di Andrea sul, diciamo, sulle imprese del, no, del, del Reggiano, in cui c'è, ci sono dei bei capitoli, no, introduttivi che sono molto generali, no, in cui lui parla proprio di questo, no, del, cioè una critica forte, no, all'approccio dei declinisti che avevano soltanto, cioè, che c'erano pesanti, no, diciamo, assunzioni neoclassiche, come una funzione legata di produzione, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, insomma, quindi pongo anche a voi questa domanda, a voi, no, della facoltà di economia. E vabbè, poi, insomma, ci sarebbero tantissime cose, no? Per esempio, Giovanni, no, il problema degli investimenti, no? E quindi, no, quali sono gli incentivi? Un po' però la risposta è rispetto alla rottura, cioè perché a un certo punto parliamo anche di saturazione del mercato, no, dei beni di consumo di massa, che presupponevano, come dire, una politica di sostegno ai salari, di, no, di welfare, che però appunto si interrompe, quindi indirettamente diamo una risposta, no, a questo. Per quanto riguarda, giustissimo, no, le osservazioni sul, diciamo, sulla composizione dei flussi commerciali e quindi vedere come pesano, no, i beni intermedi, quindi se uno va a vedere i prezzi dei beni importati, diciamo, da paesi, nel caso per esempio la Germania, che esporta beni per essere processati nei paesi dell'est e reimportati, il prezzo di quei beni è più elevato, no? Ma non soltanto per i profitti, perché in realtà contengono, diciamo, basso valore aggiunto, diciamo, no? Realizzato nei paesi dell'est, ma alto valore aggiunto già realizzato in Germania, no? Per cui i prezzi
no, dei beni importati appunto sono più elevati, no? I prezzi esportati da Germania Est verso, sì, per un problema anche di profitti intra firms sicuramente, ma anche di valore aggiunto, no, già esistente, diciamo, nelle produzioni tedesche poi esportate verso l'est, no? Per cui anche i valori medi unitari delle esportazioni possono essere fuorvianti quando c'è molto commercio verticale e molto commercio di beni intermedi, no? Quindi, vabbè, ci sarebbero tante altre cose da dire, però mi sembra che Paolo Boso mi ha Paolo. Faccio una domanda molto rapida sulla alternativa unione politica, unione monetaria, che di cui avete discusso tutto, cercandolo di vedere in prospettiva, no? Qual è il vostro punto di vista su come si può uscire da questa situazione, che non è il tema principale del libro, che sono gli aspetti legati al modello con periferie, gli aspetti sull'industrializzazione, ma semplicemente sulle istituzioni europee. Io mi sto facendo la convinzione che l'unione monetaria che deve essere fermata, cioè è possibile secondo voi avere degli spostamenti in avanti verso l'unione politica continuando comunque con l'unione monetaria come è fatto adesso? Io penso che questo non sia possibile, non lo argomento adesso, se no farei perdere troppo tempo. E quindi nella versione soft, no, la soluzione dovrebbe essere sospendere il patto di stabilità, ad esempio. Se guardo i programmi anche dei socialdemocratici nell'evoluzione europea, questo punto è molto nascosto, non è assolutamente presente, no? E invece, vista una versione hard, sarebbe proprio questione di mettere in discussione il fatto che l'unione monetaria sia favorevole, non per distruggerla, ma perché attualmente è un ostacolo per poter riprendere in modo più chiaro il discorso politico. Qual è il vostro punto di vista su un punto come questo? Non l'ho argomentato, ma penso che abbiate capito più o meno in quale modo. Credo che la domanda sia tutti. Ieri sera a tavola c'era questo politologo. Non l'ho sentito. Ecco. Io non ho la risposta, però posso dire che i politologi mettono in discussione qual è il modello federale che potrebbe essere, diciamo, accettabile per l'Europa, cioè non certo gli Stati Uniti d'America, nel senso che c'è la stessa lingua, la stessa cosa, eccetera. Bisognerebbe avere un modello, dice tedesco, di una federazione fatta di con aspetti giuridici, prescindendo dalla volontà politica adesso di poterlo fare, però proprio c'è un problema di costruzione del modello di federalismo che sarebbe compatibile con la diversità europea. E dice che i politologi appunto dicono che sarebbe sbagliato prendere il modello federalista americano, perché lì c'è già, diciamo, una storia di convergenza che invece da noi non c'è. E forse rileggere Spinelli su la relazione tra unità politica e unità monetaria aiuterebbe ancora oggi, no? Anche rispetto alla domanda di Paolo. E io chiedo ad Anna di rispondere su due punti, quelli che lei preferisce, ma di non provare nemmeno a mettere ordine su quanto è stato sollevato, perché mi pare onestamente un compito non possibile, quindi la invito a scegliere tre punti. Grazie. Anche perché nella divisione tradizionale del lavoro fra me e Andrea, io presentavo e lui rispondeva alle domande, per cui mi sento un po' in imbarazzo. E la seconda punto di imbarazzo è che giustamente qui Andrea è stata la figura predominante del libro, della trattazione, per cui non è che mi sento di rispondere per Andrea, che altrimenti mi picchierebbe in testa nel modo in cui Cristina dice: ah, dici? Per cui io adesso sono stata allieva di Andrea, ho scritto con lui e molte delle cose le ho assimilate,
ma sto dicendo quello che io risponderei dopo la mia lunga frequentazione con Andrea. Reagendo alla impostazione di Cristina e un po' agli altri, direi che due punti tornavano continuamente fuori nella trattazione di questo libro, che un po' sono una rielaborazione dei punti che ha anticipato anche Bonifatti come premesse metodologiche. Il mondo è complesso e quindi non possiamo spiegarlo né con equazioni unidirezionali né tenendo conto solamente dei fattori economici o contingenti e la complessità del mondo richiede dunque un'analisi complessa, multilivello, lui avrebbe detto. E questo allora spiega perché non si guarda l'Europa soltanto, ma si guarda il processo di europeizzazione insieme a quello di globalizzazione, perché il processo di globalizzazione è a sua volta complesso, perché abbiamo bisogno dei due occhi della storia che sono la cronologia e la geografia, perché Andrea fosse così, qui è vero, perché io ogni tanto facevo fatica, ma contro questa idea funzionalista, no? Che adesso potremmo dire calciamo la scatola giù per la strada e vediamo che cosa arriva. Ecco, e allora insomma le cose cambiano e va aggiustata in continuazione l'analisi. Questo poi porta a tutte le conseguenze o alle cose che sono state rilevate. Allora i paesi sono diversi fra di loro, ma sono diversi all'interno dei paesi. E la Germania si sbaglia, non si capisce niente se si pensa che la Germania sia fatta uniformemente di tedeschi, di lavoratori. I lavoratori sono diversi gli uni dagli altri e il mercato del lavoro è segmentato e da lì allora deriva l'analisi. Ma che cosa vuol dire che i lavoratori sono diversi? Che comprano cose diverse, che ci sono vincoli di reddito, e allora andiamo a vedere che cosa sono, quali sono le implicazioni in termini di qualità delle importazioni, in termini di origine delle importazioni e quali sono le conseguenze per quei paesi che sono interdipendenti con la Germania. Questo è il terzo punto fondamentale. Dalle imprese, nelle analisi che sono state ricordate con Daniela Bigarelli, che non sono isolate, una sua frase classica è non esiste l'impresa isolata, ma neanche i paesi sono isolati e i paesi sono interdipendenti e sono interdipendenti nel modo che diceva forse Giorgio, cioè che hanno relazioni economiche e hanno relazioni politiche. E per quanto riguarda allora, se posso fare un salto molto veloce alle analisi molto dotta e che poi mi dovrà rispiegare bene tutta Giorgio, su unione monetaria e unione politica, ho finalmente capito, perché non avevo mai capito, cosa volessero i francesi e i tedeschi quando parlavano dell'unione monetaria e dell'unione politica, perché non lo sapevano neanche loro, o forse non sapevano che cosa volevano, erano diversi, ma poi cambiavano posizione, perché poi a un certo punto la Germania, che prima sembrava volere un governo federale, dopo il caduto del muro non ne voleva più sapere. E adesso è Macron che continua a dire, no, non so se sinceramente o no, poi me lo spieghi, che vuole l'unione fiscale, l'unione forse anche politica, i tedeschi si tirano indietro. E perché i tedeschi si tirano indietro? Forse per quello che hai detto tu, che ormai i tedeschi hanno vinto sul piano economico, hanno vinto la guerra, come diceva Schmidt alla Bundesbank, noi siamo i più forti, abbiamo anche un esercito forte, l'importante è che non lo facciamo sapere, no? Cioè, lasciamo pensare agli altri, però questo non lo so. Quindi questo aspetto di complessità dell'analisi e oltre che del mondo, che è un aspetto che forse crea anche un po' di confusione, quella cosa che Cristina ha detto, incursioni in cose che magari non sembrano rilevanti, ma che appunto tutto il mondo è complesso e quindi devi tenere la sua
delirio di onnipotenza era di cercare di tenere dentro tutte le cose importanti che potessero spiegare un fenomeno. Dunque. Sì. Ecco, se devo prendere solamente un paio di punti da ciascuna intervento, vorrei prendere forse questa cosa del modello tedesco e del modello francese di sollevato da Antonio Riba. Perché si comportano in modo diverso? Provo a fare un po' l'Andrea. Perché dovrebbero comportarsi in modo uguale? Sono attori diversi, hanno una struttura produttiva diversa, hanno una struttura finanziaria diversa, hanno una politica industriale diversa. Perché si dovrebbero comportare nello stesso modo? Non esiste un modo unico di, o ottimale di comportarsi. La domanda che mi farei, tu hai usato il termine perché seguire questa politica perdente? Ma è perdente per chi? Per le imprese francesi che delocalizzano tutto o per lo Stato francese che si vede deprivato di produzione e dunque di occupazione? Ancora una volta gli interessi possono divergere gli interessi delle imprese da quelle dello Stato, possono divergere gli interessi delle imprese da quelle dei propri lavoratori. E poi ci può essere questo aspetto che diceva Giorgio, che forse ci sono, io mi sono, non è adesso per dare ad Antonio quello che gli spetta, me lo sono chiesta anch'io questa cosa, ma perché le imprese francesi si comportano così? E molte delle risposte che ho trovato sono sulla tua stessa linea, la moderazione salariale tedesca, mentre invece i francesi avevano salari reali più alti, produttività. Nelle imprese grandi la produttività del lavoro comunque misurata sembra essere più alta che nell'impresa media tedesca. E dunque questa cosa dei salari secondo me è una questione aperta. Io credo che possa essere spiegata anche semplicemente con differenze nel modello di impresa, nella favorire da parte del governo francese i grandi campioni nazionali che poi nazionali non si sono più misurati, non si sono più visti, questo non lo so, però è una domanda interessante e cercheremo di studiare. Un altro aspetto potrebbe essere il fatto che per esempio la Germania è molto vicina all'est dell'Europa, il suo cortile di casa ha avuto, come ci spiegava Hirschman, lunghi rapporti di commerciali oltre che di vicinanza economica e politica, e può darsi che questo si integrasse bene con la struttura delle imprese tedesche. Dunque, per quanto riguarda invece, però appunto, un punto importante che vale la pena rilevare. Un'altra cosa che vorrei forse prendere dall'intervento di Antonio. Io credo che un po' nello spirito del libro, di alcuni autori quantomeno, io credo che un'unione monetaria non possa, o un'unione economica, quella che vuoi, non possa sostenersi a lungo su trasferimenti permanenti. Abbiamo visto che lo stesso, anche all'interno di un'unione politica, il nord e il sud presto sono andati ai ferri corti. E l'idea era che devi mettere in piedi una politica fiscale dove, qui sì Andrea, perché gliel'ho chiesto e lui me l'ha detto, intendeva per politica fiscale politica industriale. Cioè una politica fiscale va intesa come una politica capace di cambiare la struttura produttiva, sociale di un paese, e deve essere una politica che ha in mente l'autosufficienza, la capacità di crescere al di là del dover dipendere sempre da trasferimenti permanenti. Qui sono io invece.
Dunque, non... bilancio commerciale e partite correnti. Sì, ci sono i prezzi di trasferimento. Credo però che il vantaggio dell'est verso il sud sia vada oltre questo, ma capisco il problema e ci penseremo sopra. Questo mi sembra che sia importante. Poi ritengo rilevante questa cosa dell'unione politica, siccome devo correre molto, le domanda di Giovanni Bonifati. Sono cambiate le condizioni, giusto? E tu dici, la contingenza vale anche, io credo, nella analisi delle politiche che devi fare. E un punto che c'è importante, che io credo davvero che venga da Andrea questo, è che le politiche keynesiane degli anni 50 e 60 alla fine sono fallite perché si pensava di poter rispondere a problemi diversi, a un mondo che stava cambiando velocemente, applicando la stessa ricetta. Allora, tu puoi fare politiche della domanda se stai in una situazione di capacità inutilizzata, di risorse inutilizzate, con una forza lavoro anche relativamente più permissiva, e allora pompi e c'è questo motore che funziona. Quando il motore ha funzionato, arrivi a una situazione di relativa pieno impiego, molto relativo, le condizioni sul conflitto distributivo cambiano, ci possono essere tensioni inflazionistiche derivanti dalle materie prime, ci possono essere dall'altra parte problemi di saturazione dei consumi, devi fare i conti con questo modo, questo cambiamento del mondo. E lì allora forse devi andare oltre le semplici politiche keynesiane della domanda. Mi sembra che sia importante la tua osservazione sull'investimento, che non è solo aumento della capacità produttiva, ma che è anche cambiamento qualitativo. Sì. Credo che una parte della... No, adesso qui sono due domande mie, non sono una risposta, ma neanche quelle di prima lo erano. Io credo che negli anni 70 ci sia stato un primo esempio di questo cambiamento qualitativo degli investimenti, no? Cioè la crisi di ristrutturazione, di cambiamento, era una crisi che vedeva gli investimenti che dovevano cambiare settore, dovevano cambiare qualità, dovevano cambiare... E là, quindi, forse possiamo riflettere di più su questa tua osservazione, parlando anche di questo. La seconda cosa è il ritmo del progresso tecnico, che può cambiare anche il tipo di investimenti necessari. Allora non so, ma non direi che c'è stato un allentamento del ritmo del progresso tecnico. Ci sono stati mutamenti nella struttura della domanda che inducevano o richiedevano mutamenti anche qualitativi degli investimenti, innovazioni di prodotto oltre che di processo, che hanno comportato che qualcuno ci sia riuscito meglio e qualcun altro sia riuscito peggio. Sulla riduzione dei coefficienti tecnici diretti e indiretti di lavoro, sì, e soprattutto sulle scelte di politica economica che queste richiedono. Beh, non so, io lì qui sono più pessimista, secondo me non stiamo andando in quella direzione, no? E, insomma, la scelta, come avrebbe detto Marco Lippi, la scelta politica sull'uso del sovrappiù
credo che sia ancora lontana a venire. Non so, credo, vi ringrazio. Adesso guarderò con molto più attenzione i vostri suggerimenti, le vostre domande. Io per il momento vi ringrazio. Se qualcuno di voi vuole interagire. Sì, io ho cominciato, visto che avevo questo ruolo di presentare, ho cominciato parlando della scuola di Modena. Ecco, io credo che vada proprio ribadito questa idea che questo libro è certamente frutto di qualcosa che poteva nascere solo a Modena, perché lo stesso Andrea, insomma, no? Pensavo ai rapporti con Nando, i rapporti con Rise, i rapporti con Brusco, i rapporti con Bosi. I rapporti con tutti quelli che sono stati qui hanno dato vitalità. E allora la battuta è che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E allora questo è un omaggio ad Andrea, ma è anche un grande, secondo me, riconoscimento a Anna, che è l'allieva in assoluto della scuola di Modena, che si porta tanto in giro come l'ufficio del turismo. Io ricordo, e può essere utile, che tutti gli incontri sono stati registrati, sì. Quindi meditarli, chi vuole può risentirli, e questa può essere un'informazione di servizio utile. E anche che il fatto che l'hanno parlato di scrivere un altro libro... Sì, questo. Glielo dicevo appunto per questo. L'altra cosa che vorrei non lasciare cadere è l'idea, come dire, alcuni di noi si sono avviati in modo deciso, altri con un passo un po' più lento verso pensionamento. Non è una stagione utile, ma questo non significa che lo debbano fare pensionati e basta, per recuperare tutto il lavoro d'Andrea e per fare del lavoro d'Andrea un riferimento, credo, ricco per tutti noi. Io credo che, ripeto, che ci siano tutte le condizioni per farlo senza sforzi straordinari, ma con un coordinamento e un lavoro di tanti. Pensiamoci. Paolo, io no, evaso a casa la tua domanda.